amministrative, Montomoli rompe gli indugi, candidato civico ma non contro i partiti. Fondazione Santa Maria della Scala dal comune, affidamento quinquennale dei servizi culturali. Lucignano Darvi, albergo in fase di demolizione, Berni rappresentava gli anni dell'eccesso dei privati. Adesso lo sport, atletica, la rivincita di Chiappinelli dall'infortunio all'obiettivo Olimpiadi. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Sena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con la politica, come avete sentito dai nostri titoli in apertura, Emanuele Montomoli ha rotto gli indugi e ha lanciato la sua candidatura a sindaco di Siena. L'annuncio era già nell'aria da tempo, ora l'ufficialità nel pieno di una campagna elettorale per le politiche. Cristiana Morte. Emanuele Montomoli ha rotto gli indugi ed ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Siena, un annuncio che era nell'aria da tempo e che trova oggi il primo passo verso le amministrative di primavera 2023. Il docente universitario, fondatore e direttore scientifico di una società di ricerca a Siena, ha presentato anche il simbolo della lista, fatto di colori e persone, quelle persone che lo affiancheranno nel percorso, ma anche quelle che Montomoli, nel segno del civismo, intende intercettare alle urne, l'ampia fetta di astensionisti. Candidatura civica, infatti, cercando di raccogliere il voto della popolazione, soprattutto di quel 44% che l'altra volta non è andato a votare. Poi chiaramente la mia è una candidatura civica non contro i partiti, ci mancherebbe altro, anzi è plausibile e voglio che la politica continuino a farla i partiti, però la mia è una candidatura comunque che va al di fuori per l'appunto della logica partitica. Ma senza i partiti non si vince e questo Montomoli lo sa. Difficile il sostegno di intere coalizioni, ma la sua potrebbe essere una candidatura mirata a minare l'unità delle coalizioni a centrodestra come a centrosinistra, puntando sui delusi dal partito. Da qui l'intento di lanciare una candidatura in piena campagna elettorale per le politiche, una scelta, per sua stessa ammissione, studiata a tavolino. Secondo me alla fine non mi appoggerà né una coalizione centrodestra né una coalizione di centrosinistra, ma mi appoggeranno delle persone che credono nella credibilità per l'appunto della persona e soprattutto del programma e del gruppo di persone che poi si sta costituendo. Lanciare la candidatura durante una campagna elettorale per le politiche è stata una scelta strategica? Sì, è stata una scelta strategica perché non volevo essere condizionato da quello che può accadere alle elezioni politiche in un senso o in un altro. Avevo previsto di uscire con la mia candidatura ai primi di novembre, in particolare il giorno dei Santi proprio, e poi invece ho accelerato perché nell'incertezza di come andrà questo governo e del periodo anche nel quale andremo successivamente a queste elezioni, volevo non avere condizionamenti insomma dalle forze politiche successivamente. Il Comune di Siena ha affidato i servizi culturali alla Fondazione Santa Maria della Scala, affidamento approvato dalla Giunta Comunale che prevede un contributo iniziale di 350.000 euro. Lorenzo Agnelli. È stato approvato dalla Giunta Comunale di Siena l'affidamento dei servizi culturali alla Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala. L'atto stabilisce che l'amministrazione comunale prevede di affidare temporaneamente alla Fondazione i servizi culturali per un periodo di 5 anni rinnovabili. Nel business plan sono indicate le attività che la Fondazione si propone di realizzare nel triennio 2022-2025, tra cui vi è la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, l'utilizzo di nuove tecnologie applicate al restauro, ai beni culturali, alla formazione di relativo personale specializzato e molte altre funzioni volte allo sviluppo dei progetti culturali della città. Nella programmazione delle attività il CDA sarà supportato dal comitato scientifico e il modello gestionale della fondazione è quello della fondazione di partecipazione, che necessita dunque di un ampio coinvolgimento di soci pubblici e privati. Nel documento si legge che a partire dal 2023 il Comune si impegna ad erogare un contributo ordinario annuale alla fondazione pari a 350.000 euro e un contributo annuale aggiuntivo di ulteriori 250.000 euro da determinarsi con delibera di giunta comunale entro il 31 gennaio di ogni anno. Per quanto riguarda le forme di collaborazione, la società Sigerico ha accordato la disponibilità a redigere il bilancio della fondazione con i necessari adempimenti contabili a titolo gratuito fino all'implementazione di apposita struttura amministrativa idonea. Alla società Sigerico sono stati affidati servizi di sorveglianza, biglietteria e portineria. In particolare per il servizio di bigliettazione i ricavi saranno devoluti direttamente alla fondazione, mentre per gli utili derivanti dalla gestione della caffetteria e dell'ostello questi saranno corrisposti su base annua con l'approvazione del bilancio societario.
Il direttore artistico della Chigiana Nicola Sani traccia un'analisi al termine del Chigiana International Festival Summer Academy, concluso proprio nel weekend. Un bilancio positivo dopo i duri anni segnati dalla pandemia. È calato il sipario sul Chigiana International Festival and Summer Academy 2022 dopo la splendida rappresentazione della Senna festeggiante di Antonio Vivaldi alla chiesa di Sant'Agostino. Con oltre 90 concerti, 28 prime esecuzioni, 6 creazioni commissionate, 2 produzioni d'opera, 6 percorsi tematici, 31 corsi e 4 laboratori che hanno coinvolto interpreti internazionali, celebri ensemble e grandi formazioni orchestrali, l'edizione di quest'anno è stata la più ampia di sempre. Tantissimo pubblico ha partecipato ai nostri concerti e naturalmente grazie alla collaborazione col Comune di Siena abbiamo creato anche 2 eventi straordinari in Piazza del Campo che hanno davvero riempito tutta la piazza nel segno della grande musica classica, il che oggi credo che sia un segnale molto importante. In un'epoca e in un momento difficile in cui l'uscita dalla pandemia e il ritorno alla normalità è molto difficile e ancora c'è grande difficoltà a portare la gente a teatro, ai concerti, abbiamo creato un festival in controtendenza, il pubblico lo ha seguito con grande passione, con grande attenzione, anche nelle proposte più innovative, un festival che ha proposto una sezione dedicata a Luigi Nono, alla musica del nostro tempo, che ha dedicato anche ad altri compositori di oggi spazio, che ha commissionato tante nuove creazioni, che ha fatto 28 prime esecuzioni assolute e italiane, direi un record su tutti i fronti. Per questo il direttore artistico Nicola Sani non può che considerare questo festival come uno dei più importanti, anche visti i difficili anni che hanno segnato il recente passato con il Covid e che stanno segnando il presente con la guerra. La cosa più importante è avere ritrovato il passo con il nostro pubblico, la città di Siena, i turisti che affollano Siena nel periodo estivo hanno avuto un grande festival per poter completare, per poter impreziosire la loro esperienza nella città e comunque diciamo da tutto il mondo l'Accademia ha veramente riportato l'ascolto della musica al centro dell'attenzione. Questo per quanto riguarda il festival. Ottimi anche indicatori per quanto riguarda i corsi sono stati il numero più alto di sempre, il numero degli allievi è stato grandissimo, anche quello il record assoluto nel numero degli allievi della Chigiana e altro record, i paesi rappresentati sono stati 51 quest'anno, i paesi rappresentati della Chigiana dagli allievi, oltre l'Italia, quindi 52 paesi in tutto, penso che anche questo possa essere davvero un numero che ci dà grande soddisfazione. E torniamo adesso a parlare dell'albergo mai completato a Lucignano d'Arbia, la struttura è in fase di demolizione e noi ne abbiamo parlato con il sindaco di Monteroni d'Arbia, Gabriele Berni, nel servizio di Filippo Meiattini. La struttura mai completata dell'ex albergo a Lucignano d'Arbia è arrivata al capolinea. Sono già partiti e termineranno tra qualche giorno i lavori di demolizione del rudere abbandonato da metà anni 2000. L'istituto di credito attualmente proprietario della struttura non ha ancora comunicato quali potrebbero essere i progetti futuri per la zona, anche se la vendita ad un privato sembra la strada più percorribile. I motivi della demolizione sono semplici, i costi per la messa a norma di un edificio del genere erano ormai diventati proibitivi. Le motivazioni in maniera particolare sono relative al fatto che valutazioni sulle opportunità appunto di riutilizzo della struttura stessa hanno portato il soggetto interessato ad una conclusione che è quella che un intervento di messa a norma dell'edificio esistente sarebbe, immagino, più costoso rispetto anche ad eventuali progetti futuri. Per quanto ci riguarda è evidente, insomma, che questo abbattimento dell'albergo e di questa struttura che rappresentava un po' degli anni in cui a mio avviso si sono sviluppati degli eccessi per quello che riguardano gli interessi privati al cospetto invece di quelli che erano gli interventi di natura pubblica per l'erogazione dei servizi necessari alla nostra comunità è sicuramente un fatto positivo. E piano piano con un lavoro importante di questi anni e poi ha visto in questo caso anche degli interventi di natura privata di cui noi siamo stati coinvolti sulla parte delle autorizzazioni, ecco, rimettiamo un po' a posto delle eredità pesanti di anni in cui, ripeto, c'è stata forse una maggiore concentrazione sugli interessi privati piuttosto che sugli interventi pubblici. E restando a parlare della provincia, torna sabato prossimo al Teatro del Popolo di Rapolano il premio Goccia d'Oro al merito della solidarietà. Il tema della festa di quest'anno è la pace. Viola Carignani.
Un premio per riconoscere il lavoro silenzioso dei volontari che tengono vivo lo spirito della comunità di Rapolano Terme. La goccia d'oro al merito della solidarietà torna in grande stile dopo la pandemia, organizzato come sempre dalla Misericordia di Rapolano e dal gruppo Donatori di Sangue Fratres di Rapolano SR, con il patrocinio del comune, e avrà al centro il tema della pace. L'evento, giunto alla sua 31ª edizione, si terrà a partire dalle 18 di sabato 10 settembre al Teatro del Popolo della città del Travertino. La goccia d'oro è anche l'occasione per riflettere sul ricambio generazionale del mondo del volontariato. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere un po' di ricambio, però forse dovuto al fatto che nella nostra comunità i genitori, parecchi genitori, diciamo, facevano già servizio all'interno delle associazioni, e quindi è stato anche un passamano, se si vuole dire. Certamente non è abbondante la presenza dei volontari da un punto di vista giovanile come noi poteva essere 10 anni fa. Una comunità che fa dell'aiuto agli altri, dei diritti degli altri, diciamo, un modo di essere, ecco, per questo tanto spirito volontario che intendiamo coltivare, celebrare, rallevare, premiare, ecco. E pensando con questo premio, che la Misericordia di Rapolano da molto tempo fa, di rivolgersi a tutti coloro che nel mondo, anche nel nostro paese, nella nostra regione, dedicano il loro tempo ad aiutare gli altri. Lei ha usato un verbo molto importante, rallevare. C'è un ricambio generazionale anche a Rapolano per quanto riguarda il volontariato? Questo è il punto, secondo noi, è il punto fondamentale, cioè come trasmettere questo spirito, questa cultura, questo modo di essere. Palio di Asti a vincere è stato Gingillo per San Lazzaro, un appuntamento tornato dopo la pandemia e segnato dalle difficoltà dovute dalle condizioni di sicurezza. Il servizio. È stato Giuseppe Zed, detto Gingillo, ad aggiudicarsi la vittoria del Palio di Asti 2022 con i colori di San Lazzaro dopo il successo ottenuto nel 2017. Ci voleva, un'annata un po' particolare dove, sai, le cose non sono girate per il meglio, anche se io ci metto sempre l'impegno, sto giro l'impegno e mi è sfidato anche tutto bene. Hanno avuto accesso alla finale anche Ares, Brigante, Scompiglio, Tittia, Gavino Sanna e Tempesta, al termine di 3 batterie contraddistinte, soprattutto la seconda, da numerose mosse false, colpa delle eccessive forzature, ha commentato il mossiere Renato Bircolotti. Molte forzature, e questo mi comincia a scocciare tantissimo, perché non so se si perde la testa, se i fantini perdono la testa, e quindi c'è il rischio di farsi male veramente. Se si rispettano i tempi di mossa si riesce a dare le mosse. Purtroppo a un certo punto si comincia ad essere decisi, come avevo detto prima, si comincia a lasciare la gente al palo, mi dispiace, bisogna essere loro, se vogliono riescono a partire in pochissimo tempo. E quindi questo è stato, la finale è venuta bellissima, quindi posso solo dire che sono contento. Per Asti una ripresa non facile dopo la pandemia, giovedì a poche ore dalla prima prova non è stato dato il benestare all'effettuazione di questa per ragioni di sicurezza. È stato così il sindaco Maurizio Rasero a firmare, assumendosi personalmente la responsabilità dell'effettuazione del palio. Nella giornata di giovedì si è riunita per la riunione di routine la commissione di vigilanza, che doveva autorizzare l'utilizzo del catino, e quindi la pista per quanto riguarda cavalli e fantini per la corsa e le tribune per il pubblico. E a differenza del passato, dove ci venivano date delle prescrizioni e quindi ci veniva anche dato del tempo per eventualmente ottemperare a quello che ci veniva segnalato, il componente della commissione che arrivava dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha invece rilasciato un parere negativo. Visto quel parere negativo, la commissione di vigilanza non ha rilasciato parere. Non rilasciando parere, quindi, gli uffici comunali non hanno dato la possibilità, come in passato, di ricevere alla parte comunale che organizza la festa le licenze e quanto occorreva, e per cui nella giornata di venerdì alle ore 22:30 il sindaco, assumendosene la responsabilità, diceva: non interrompo la nostra tradizione, la nostra festa, oltretutto dopo 3 anni di assenza del nostro palio,
e per una serie di ragioni che ho elencato lo corriamo e andiamo avanti. E manca sempre meno anche per un altro palio, quello di Castel del Piano. Sabato è stato presentato il drappellone, i dettagli del servizio di Filippo Megliattini. Il drappellone è stato presentato, adesso per Castel del Piano è palio. La corsa è in programma giovedì 8 settembre e a partire dalle 18 sarà visibile anche su Siena TV. L'opera, a cura di Fabio Calvetti di Certaldo, è stata svelata e adesso è tutto pronto per il palio di Castel del Piano. Il mio lavoro è stato, il focus è stato come dire, la sintesi, quindi ho cercato di rappresentare gli elementi fondamentali in una linea verticale e ho usato anche dei colori un po' brillanti perché questo anno, che come dire, è l'anno, speriamo, di questa ripresa e di un futuro, insomma, e quindi avevo bisogno di usare dei colori brillanti per anche una riconoscibilità del drappellone da lontano. E quindi niente, io spero che questa opera, come dire, sia stata gradita dalla cittadinanza e aspettiamo l'otto. A Castel del Piano l'ultimo palio è stato corso nel 2019, vinto da Borgo con Carlo Sanna su Quanto Vali. Da lì una pausa fino allo scorso maggio, quando si è svolto il palio straordinario, vinto dalle Storte con Antonio Siri, sempre su Quanto Vali. Con il palio di settembre torna la tanto attesa normalità. È palio, finalmente sì, è palio di settembre, replichiamo quello di maggio ovviamente, ma questo ha un altro sapore, lo straordinario, siamo stati felicissimi di organizzarlo con tutte mille difficoltà, ma ora settembre è il nostro patrono, la nostra festa, quindi ci siamo veramente felici, 4 è partito, il tempo ci ha assistito, ci ha fatto un pochino penare, però ora è veramente partito il palio. La chiesa di Montepulciano, Pienza, chiusi, ha accolto il cardinale Augusto Paolo Iudice. Il porporato è stato chiamato a guidare la diocesi da Papa Francesco lo scorso 21 luglio. Da soli non ce la può fare nessuno, non illudiamoci. I problemi oggi sono complessi, articolati e coinvolgono la società civile e inevitabilmente la comunità cristiana, che in gran parte coincide, in altra parte no, sia per la presenza di tante persone magari che appartengono ad altre fedi e che comunque per noi cristiani sono fratelli, e magari a persone anche che rispetto alla fede hanno anche altri atteggiamenti, fanno altre scelte. Con questo appello all'unità tra cristiani, fedeli di altre religioni e laici, il cardinale Lo Iudice ha salutato una piazza grande e gremita per il suo arrivo a Montepulciano. I sindaci del territorio, i parroci, il suo predecessore Monsignor Manetti e tantissime persone hanno voluto dargli il benvenuto alla guida della diocesi di Montepulciano Chiusi e Pienza, e parlando a nome di tutti gli amministratori del territorio, il sindaco di Montepulciano ha usato parole di grande stima e di fiducia, fugando le perplessità che molti avevano espresso per l'accorpamento con la diocesi di Siena, Montalcino e Colle Valdelsa. Come lei ben sa, il territorio ha vissuto con apprensione le vicende che negli ultimi mesi ha riguardato la diocesi, temendo soprattutto un indebolimento della rappresentanza della Chiesa Cattolica. Ma nel suo messaggio ho colto una volontà e delle intenzioni che vanno, al contrario, nella direzione di un rafforzamento di tale presenza. Lei parla di due chiese sorelle, di un territorio comune, di una storia comune di avvicinamento e incontro, di vicinanza. E adesso passiamo alla nostra pagina sportiva. L'atleta senese dei Carabinieri, Ioannes Chiappinelli, dopo il record su 10.000 metri su strada, si è raccontato ai nostri microfoni tra esperienze passate e obiettivi futuri. Veronica Costa. Partito da Siena è rimasto legato alla sua città, ma con obiettivi di livello internazionale. È Ioannes Chiappinelli, atleta dei Carabinieri, che ha recentemente eguagliato il record italiano su 10.000 metri su strada. Chiappinelli è un atleta che da ormai molti anni prende parte alle massime competizioni mondiali. Nonostante questo, ha sempre nuovi obiettivi e nuovi traguardi da raggiungere. Ho eguagliato il record italiano di 10.000 su strada e ho fatto veramente una bella gara. C'era un bel parterre composto da molti atleti keniani e diversi atleti italiani di spessore, diciamo, e io mi sono difeso bene, avevo fatto un periodo di allenamento in altura a St. Moritz, concordato tutto con il mio allenatore Giuseppe, e da lì, dopo aver costruito bene, sono sceso e ho fatto questa gara veramente soddisfacente, e dove ho appunto riportato il record italiano
e poi ieri invece ho fatto i campionati italiani sempre 10.000 su strada, dove mi sono piazzato secondo dietro a un bravo Pietro Riva, che è mio amico e avversario. Allora, a breve termine abbiamo il 18 di settembre una mezza maratona a Copenaghen e poi farò i campionati italiani sempre di mezza maratona il 10 di ottobre e poi dopodiché preparerò un po' la stagione invernale passando anche dagli europei di cross e poi nell'anno nuovo è previsto debutto nella maratona. Sì, esatto. Maratona, che è una specialità che mi affascina e non vedo l'ora, insomma, di affrontare questa specialità. Sì, l'obiettivo e il sogno di ogni atleta, diciamo, è quello di andare alle Olimpiadi e soprattutto di prendere una medaglia. E ovviamente anche il mio sogno, il mio obiettivo, e sto lavorando affinché si realizzi questo sogno. E restando a parlare di sport, il volley, presentata questa mattina la campagna abbonamenti dell'Emma Villas Obeissena, l'obiettivo è quello di ripetere il numero dei 500 abbonati, pari all'ultima stagione di Superlega. Lorenzo Agnelli. Al via la campagna abbonamenti per la prossima stagione di Superlega della Emma Villas Obeissena, che si aprirà domenica 2 ottobre in trasferta contro Trento e che vedrà la compagine senese lottare nel campionato di volley più bello del mondo contro le più forti squadre del panorama internazionale. Diverse saranno le modalità di scelta per l'abbonamento, con riduzioni, omaggi e agevolazioni. Abbiamo deciso di fare due tipologie di abbonamento: una per l'abbonato sostenitore, sarà un abbonamento al costo di 500 euro per le persone che vogliono essere più vicine al nostro club e avranno una serie di benefit, fra cui una maglia ufficiale autografata dai giocatori, e più parteciperà a delle iniziative molto più vicine a quelle che sono quelle del club. L'altro è un abbonamento che daremo ai nostri sostenitori per il primo anello a un costo di 240 euro e per il secondo anello di 170 euro. Restano i prezzi, le riduzioni ovviamente per tutti gli studenti, tutti i tesserati FIPAV e per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. La presentazione è stata fatta nella sede di Tereca Blate, che per l'ottavo anno consecutivo sostiene il progetto Emma Villas, una realtà diventata nel marzo 2021 società benefit e che condivide proprio con i bianco-blu un impegno nei confronti dello sport e del sociale. È come una famiglia con Emma Villas, è 8 anni che collaboriamo con loro, con le sponsorizzazioni, siamo contenti soprattutto di come Emma Villas, la dirigenza di Emma Villas, gestisce l'attività. Non è solo un qualcosa di sportivo, ma è un qualche cosa, è proprio un modo di operare della struttura di Emma Villas che è molto simile al nostro, per cui direi che era un percorso inevitabile, non ci è mai venuto in mente di interrompere questo rapporto che ormai va avanti da 8 anni. Essere qui dopo 8 anni, chiaramente, come ho detto, è un piacere immenso, perché è a conferma della serietà della società e dell'azienda, per cui è un percorso che è nato bene 8 anni fa e si è mantenuto e è cresciuto ancora nel tempo. Gli abbonamenti iniziamo domani con la speranza che sia veramente il settimo buon campo, perché Siena è sempre stata molto vicina alle proprie squadre. Darsi dei numeri adesso vorrebbe dire sparare, però ecco, mi auguro che 500 perlomeno sia il numero minimo dove possiamo arrivare, e non mi meraviglierei se arrivassimo a 800. Abbiamo bisogno di tutto il tifo possibile, sia dei senesi e non solo, per cui vamos, come dice la maglietta, ci vediamo al palestra. E chiudiamo la nostra edizione del TG ricordando che il Siena è da poco sceso in campo per l'esordio stagionale contro l'Ancona e alle 21.30 torna, per l'appunto, anche proprio fuori campo, dove potrete seguire in diretta i collegamenti da Ancona e anche un ampio post partita. È veramente tutto, adesso vi lascio alle previsioni del tempo, poi alle 21.30. Ricordiamo il primo appuntamento della stagione di Fuori in Campo e poi a seguire alle 23.30 la replica del nostro TG. È veramente tutto, un saluto dalla redazione di Radio Siena TV.